Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Dunque, mi sono ritrovata con un sacchetto pieno di vecchie saponette e rimasugli di saponette, come credo capiti anche ad alcuni di voi, e quindi è arrivato il momento di trovare una soluzione per queste saponette qui. Diciamo che in linea di massima la soluzione più veloce è quella di riutilizzare questi sacchettini in juta, che sono utili per infilarci dentro tutti i pezzi di saponetta e poi, una volta chiuso, insomma, utilizzarlo nella doccia come se questo fosse una saponetta, insomma. Ma nel video di oggi voglio provare, oltre che a trovare una soluzione per riciclare, insomma, nel modo migliore queste vecchie saponette, voglio anche provare i miei nuovi stampi in silicone. Questi stampi in silicone, se vi ricordate, ve li ho mostrati in uno degli ultimi video. Forse l'ho già pubblicato da un po', ma comunque l'ho trovato in un sito online. Il sito si chiama Craspire, ve lo lascio comunque qui e giù nell'info box insieme ai link degli stampi in silicone, così riuscite a trovarli subito. E questo sito lo conoscete già, perché comunque ve ne ho già parlato più volte, ed è un sito, appunto, uno shop online che vende in particolar modo stampi in cera lacca e cera lacca, stencil, fustelle e materiali per lo scrapbook tipo carta, pennarelli e stickers, ma anche stampi in silicone per la resina. Io però questa volta, appunto, ho scelto questi stampi in silicone qui. Questi in particolare sono venduti in coppia e hanno questa forma rettangolare molto semplice, li cercavo proprio così e ho pensato di utilizzarli per riciclare queste vecchie saponette. Allora, già a primo impatto si vede la differenza tra questi due stampi. Questo è molto più solido, mentre questo è molto fino, molto leggero rispetto a questo, che è molto più spesso, molto più grosso. E in più la forma di questi sono dei rettangoli più grandi ma più fini, mentre questi sono più stretti però sono più grossi, quindi hanno uno spessore maggiore rispetto a questi. La forma che voglio provare io oggi è questa e spero, insomma, riuscire a realizzare qualcosa. Come vi ho già detto, quest'anno è un po' l'anno degli esperimenti e delle novità e di provare cose nuove, quindi anche la realizzazione del sapone fa parte, appunto, di questi nuovi esperimenti. Spero di riuscire a realizzare qualcosa di decente. Vi ricordo che trovate il link di questi stampi giù nell'info box, e in più, se avete bisogno di materiali e avete la necessità di acquistare qualcosa, vi lascio il mio codice sconto, che è Selena10, e potete utilizzarlo su tutti i vostri ordini. In questo modo potete risparmiare un pochino. E niente, io direi di iniziare, speriamo di non far malanni. Grattugio tutte le mie saponette. Vi consiglio di utilizzare una mascherina che vi protegga il naso, perché la polvere del sapone è davvero fastidiosa. I pezzettini più piccoli, che non riesco a grattugiare, li tagliuzzo con un coltello. Verso tutto il sapone tritato in un pentolino o in una ciotolina, comunque in un contenitore, che poi andrò ad usare a bagnomaria su un pentolino più grande. Preparo il pentolino per sciogliere il sapone a bagnomaria, quindi verso un po' d'acqua nel pentolino e appoggio il pentolino più piccolo all'interno. Aggiungo anche 2 cucchiai d'acqua per sciogliere meglio il sapone. Se necessario, poi ne posso aggiungere ancora. Aggiungo altri 2 cucchiai di acqua. E ancora 2.
Questi in tutto sono 100 g di sapone e ho aggiunto 6 cucchiai di acqua. Lo lascio scaldare un attimo così si ammorbidisce ancora. Ora che il mio sapone è quasi pronto, aggiungo un cucchiaino di buccia di limone essiccata, un cucchiaino di salvia. Amalgamo benissimo questi due ingredienti al sapone. E prima di togliere dal fuoco aggiungo anche due gocce di olio essenziale di vaniglia. Verso la crema di sapone nello stampo, facendo attenzione anche di riempire gli angoli. Sbatto lo stampo per riempire eventuali buchi. La fase successiva ovviamente è aspettare che il sapone si indurisca. E quindi questo è il risultato finale. Io direi che non è venuto per niente male per essere stata la prima volta. Sono assolutamente soddisfatta del risultato. Come tocco finale si potrebbe utilizzare uno stampo per realizzare il proprio timbro personale. Sul sito di Craftspire, dove ho trovato gli stampi in silicone, ci sono anche gli stampini, quindi potrebbe tornarvi utile appunto per timbrare i vostri saponi fai da te. Un accorgimento che non vi ho detto nel video è di fare attenzione alle profumazioni che utilizzate nel vostro sapone, facendo attenzione al profumo originale della saponetta. Quelle che ho utilizzato io erano davvero vecchie e non avevano più nessun tipo di profumo, però se utilizzate saponette profumate, appunto, utilizzate aromi che si abbinino col profumo originale della saponetta, altrimenti viene fuori un mix di profumi che potrebbe non essere piacevole. E niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere sotto nei commenti secondo voi com'è il risultato finale della saponetta. Fatemi sapere se volete provare altri abbinamenti appunto per riciclare queste vecchie saponette. Dato che me ne sono rimaste ancora un pochino, potremmo fare altre saponette insieme. Insomma, fatemelo sapere sempre sotto nei commenti. Vi ricordo che giù nell'info box trovate il link dello shop online di Craftspire e anche il link diretto per poter trovare facilmente gli stampi in silicone che ho utilizzato io oggi in questo video. Vi lascio anche il codice sconto sempre giù nell'info box con tutte le informazioni. Se volete altri video come questo, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Se volete parlare con me, mi trovate sia sotto nei commenti che nel mio profilo Instagram, che trovate qui. Se vi va, condividete il video. E niente, con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!